Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Helldivers. Io sono Anonimo e oggi voglio esporvi una nuova build a tema dopo l'aggiornamento che vede come protagonista soprattutto l'effetto laser o comunque l'effetto energia, quello là giallo che tiriamo tipo con il quasar, il cannone e così via dicendo. Mi è venuta in mente questa build perché questo effetto adesso può mettere a fuoco i nemici e alcune armi con il medesimo effetto possono anche perforare i nemici più grossi o fargli danno comunque nel tempo. Ma prima di cominciare amici miei vi raccomando di iscrivervi al canale, mettere like e ovviamente anche di seguire i link che troverete qui sotto per live e altri social dove potete anche sostenermi perché mi farebbe davvero molto piacere. Ed inoltre siamo praticamente vicini ai 500 iscritti, quindi dovete pushare quel tasto iscriviti in una maniera proprio incredibile, manco stesse affrontando un Urku su Helldivers, la difficoltà più facile per abuso. Ed anche perché mi farebbe molto piacere vedere molti più iscritti in arrivo, come stiamo già facendo, cosa di cui vi ringrazio. Detto questo, direi che possiamo procedere subito con il video senza cianciare oltre, e procediamo. Per cominciare con lo scopo della build, principalmente serve a o coprire i compagni o comunque a fare danno nel tempo. Dopo vari test e altre cose varie che non starò qua a specificare perché sono molto tecniche, posso concludere che l'effetto laser è molto utile sia contro gli automaton sia contro i terminidi, ma soprattutto contro gli automaton perché contro i terminidi utilizzeremo soprattutto sicuramente i lanciafiamme o comunque armi anche che vanno con elettricità tipo l'Hack Thrower perché sono nemici ad orde e il lanciafiamme è un effetto ad aria. Il laser invece è un effetto con bersaglio singolo, quindi puntiamo solo un bersaglio, ma possiamo comunque metterne più di qualcuno a fuoco, e fa effetto sia sui nemici un po' più pesanti, come arieti, Hulk e titani, anche se con l'Hulk comunque non si nota, quindi non sono molto sicuro su quell'ultimo, e può fare abbastanza danno, anche un danno di supporto, a nemici molto più pesanti come ad esempio i camminatori automaton. Inoltre i nemici quelli un pochino più piccoli, i devastatori e anche i terminidi di media grandezza e piccola grandezza non solo andranno a fuoco ma saranno shottati quasi all'istante, dipende dove mirate, soprattutto se è la testa direi che la romperete subito. Premessa fatta, possiamo procedere subito con le armi primarie. Prima di tutto ovviamente raccomanderò la falce che nell'ultimo aggiornamento è stato buffato sia l'effetto fuoco che mette, perché lo metterà prima, sia il fatto che non ha rinculo e tante altre cose belle. Inoltre gli hanno sostituito il mirino, che secondo me questo qua è anche più comodo, perché vedremo meglio dove mirare tipo le teste. È un'arma prettamente laser, manda a fuoco i nemici, come già detto in precedenza, ed è molto utile perché può far fuori subito berserker, devastatori, se li colpite bene ovviamente, i nemici piccoli muoiono all'istante e i nemici un po' più pesanti lì invece ci deve pensare un'arma di supporto o comunque mirare ai punti deboli. Se non preferite la falce o non vi è proprio simpatica come arma, il falcetto può andare bene, però tenete conto che prima di tutto il falcetto è tipo un blaster che spara quasi all'infinito, ovviamente ha un periodo di surriscaldamento ed inoltre non manda a fuoco nonostante l'effetto laser sia più o meno lo stesso. Un po' un peccato ma allo stesso tempo ha senso perché non è un fuoco continuo. Se siamo contro i terminidi non posso non raccomandarvi uno dei tanti pompa che sono presenti in gioco, specialmente quelli incendiari, perché logicamente i terminidi sono molto più deboli all'effetto fuoco e quindi con l'accompagnamento di tipo un cane da guardia laser o addirittura il cannone laser potreste provocare una combo molto distruttiva. Come secondaria non posso non raccomandarvi la pugnale, che è praticamente la falce versione piccola, fa più o meno lo stesso danno, fa un 100 in meno, manda a fuoco i nemici sempre prima, non ha più rinculo, è un'ottima secondaria perché tipo facciamo finta che la falce arriva sul riscaldamento, cambiamo subito a pugnale che fa praticamente lo stesso effetto, fa solo un 100 di danno in meno, ecco avete fatto tutto. Però sempre contro i terminidi potreste anche usare la Crisper, che è uno spray a peperoncino praticamente, sputa fuoco e perfora anche i nemici un pochino più pesanti, cosa che non ci fa mai male. Anche contro gli automaton potrebbe funzionare, specialmente contro quelli un pochino corazzati, giusto per fargli il danno nel tempo, ma lo raccomando soprattutto contro i terminidi, e poi vedremo ovviamente se gli illuminati saranno deboli o a effetto fuoco o elettrico o a qualcos'altro. Se volete andare sul classico, una delle quattro pistole standard può anche andare. Raccomando vivamente la Desert Eagle e la Revolver, perché fanno non solo un danno enorme, ma la Revolver nello specifico può anche perforare le corazze medie, cosa molto utile, ma ha meno munizioni. Invece la Desert Eagle ha più o meno lo stesso quantitativo di munizioni, se non un po' di più, ma è anche veloce a sparare. Come granata, io raccomanderei anche la stordente, giusto per avere i nemici che stanno fermi in un punto, ma essendo che il laser è
un effetto che va a nemico singolo, quindi non è che si espanda, a meno che in futuro non mettono un'arma tipo un pompa laser che manda a fuoco tutti, in quel caso allora bella lì. La stordente l'ho ritenuta molto utile, proprio per lo scopo di bloccare i nemici in uno stesso punto per un breve periodo. Ma anche la granata termite può essere molto utile, essendo che fa quel 2000 di danno, ne avremo solo 3 se non mettiamo un'armatura per le granate, ma può essere molto, molto funzionale, specialmente contro i nemici molto pesanti. Se invece vogliamo rimanere in tema fuoco, che siano terminidi o siano anche automaton, allora la granata incendiaria può essere la vostra migliore amica, sia quella impatto, sia anche quella non a impatto. In ogni caso possono funzionare, soprattutto quella a impatto comunque, perché mi pare abbia un'area un pochino più grossa. Come armi stratagemma ovviamente vi devo raccomandare il cannone laser, perché perfora i nemici un pochino più pesanti grazie all'ultima patch, manda a fuoco un po' prima. No, non ha il cooldown ridotto come era stato scritto nella patch, purtroppo, perché fa parte di una piccola nota che non hanno scritto. Però in ogni caso può essere utile, perché si può spammare abbastanza facilmente, considerando che fa un bel po' di danno, manda a fuoco e, come ho già detto un attimo fa, perfora i nemici più pesanti. Se però non ci piace mandare a fuoco i nemici o non vogliamo proprio esagerare troppo con la build laser, allora il quasar può essere il vostro migliore amico. Sia chiaro che il quasar ha bisogno di essere caricato quando colpisce ed inoltre ha un cooldown moderatamente lungo, ma funzionale come tutti gli anticarro, perché può shottarci le navi, può shottarci gli Hulk, può shottarci gli arieti, può shottare anche i titani e ovviamente i camminatori non gli fa poco danno. Per rimanere sempre nel tema laser, come al solito, il rover cane da guardia sarà il nostro migliore amico, perché prima di tutto è praticamente una falce portatile, una seconda falce se ci portiamo la primaria, e manderà, come al solito, a fuoco i nemici. Questa ci aiuterà o a far fuori subito alcuni nemici, o comunque ci coprirà il nostro culetto democratico. Ha un targeting abbastanza moderato, perché può prendere anche da lunghe distanze, ma sia chiaro, ha un bug che fa in modo che il cooldown sia assente, quindi praticamente cosa fa? Continua a sparare all'infinito. E voglio essere molto, ma davvero molto chiaro, questa cosa verrà risolta, non so quando, ma verrà comunque risolta. Quindi tengo a precisare che non sarà un nerf, ma più che altro un fix, perché sto coso dovrebbe tornare nello zaino, raffreddarsi e poi attaccare di nuovo. Se però non vogliamo che un cagnolino da guardia ci guardi di dietro, allora il pacchetto generatore di scudi ci proteggerà prettamente da tutte le esplosioni e tutti i proiettili. Ovviamente si scaricherà come al solito, ma può anche proteggerci da tempeste di sabbia, tempeste di ghiaccio e anche altre tempeste che possono essere abbastanza minacciose su altri pianeti, escludendo ovviamente quella di fuoco. Là, se passate in mezzo al fuoco, allora vi andrà a fuoco il mantello. Procedendo adesso con gli stratagemmi contro gli automaton, soprattutto raccomando un laser orbitale, sempre per rimanere a tema, ma anche perché può mandare a fuoco ed è stato buffato in danno. Purtroppo rimane sempre il fatto che abbiamo solo 3 utilizzi tra un cooldown e l'altro, ma dai, almeno il danno aumentato è qualcosa che ci può aiutare a far fuori subito i nemici o addirittura le basi e le fabbriche. Anche utile contro i terminidi, ma siccome ha un piccolo difetto o bug, come lo vogliamo chiamare, che quando lo lanciamo addosso a un titano non lo mira, praticamente solo quando si muove prende un po' il titano, ecco, diciamo che è un pochino meno raccomandato contro quelli. Per quanto riguarda l'ultimo slot stratagemma, quello dipenderà anche dalla missione, ma soprattutto dalle vostre preferenze. Bomba Eagle da 500 kg è la mia scelta ed è quella che raccomando, perché adesso è stata buffata e c'è una bella area di esplosione, oltre che al suo solito danno, bella efficace ovviamente. Funziona contro tutte e due le fazioni che stiamo combattendo attualmente ed è abbastanza affidabile. Poi se avete il destroyer abbastanza potenziato avrete 2 utilizzi. Ma essendo una build situazionale, allora io raccomando anche gli altri stratagemmi Eagle presenti nel gioco, come il mitragliamento, l'attacco aereo Eagle, bomba a grappolo, attacco aereo con napalm e anche i missili che sono stati buffati in danno. Se invece non gradite troppo gli Eagle, l'attacco orbitale di precisione sarà il vostro migliore amico. Non vi sto raccomandando gli sbarramenti orbitali, perché quelli hanno un cooldown troppo elevato, possono sia aiutare, ma proprio per il loro cooldown abbastanza lungo non mi sembrano troppo convenienti. Comunque, ripeto, il laser può fare fuori abbastanza nemici pesanti, aiutare come supporto o anche far fuori varie basi e nidi. Per quanto riguarda i potenziamenti della nave, cominciamo col primo. Il centro amministrativo patriottico si baserà soprattutto sulle armi di supporto stratagemma e quindi è il primo che dovete potenziare possibilmente al massimo, in modo da anche avere una ricarica più veloce nelle varie armi.
Attenzione, non ha effetti sul quasar, in quanto il quasar va a cooldown. Per quanto riguarda i cannoni orbitali, almeno fino al livello 3 dovete arrivarci per fare in modo che il cooldown e tutto il resto per il laser orbitale siano ottimizzati, e così almeno non dovremo aspettare più tanto per attaccare. Per l'hangar raccomando tutti i potenziamenti, perché sono abbastanza utili sia per il cooldown che per la quantità delle bombe che per la quantità della richiesta dei bombardamenti, perché così, e anche per la velocità della richiesta stessa. Ma è opzionale portarla per forza al livello massimo, anche perché l'ultimo potenziamento lo considero un pochino opzionale, dato che è solo un 10% di ricarica quando mandiamo l'Eagle a riarmo manualmente. Ma sempre utile se vogliamo ottimizzare il tutto. Beh, il ponte ovviamente ve lo devo raccomandare al massimo livello, perché riduce il cooldown di tutti gli stratagemmi del 5%. Non sarà molto, ma comunque tutti gli stratagemmi ne sono affetti, e quindi ci può servire. Inoltre il ponte può potenziare i danni da fuoco se utilizziamo tipo gli Eagle e quelle cose varie, e può anche diminuire la richiesta degli orbitali. L'officina ingegneria ci servirà, e non per le torrette, ma bensì per la procedura di lancio semplificata, proprio nello specifico, perché farà sì che le armi ausiliarie vengano direttamente lanciate proprio all'istante. Infatti ve la ritroverete subito sul campo una volta richiamata con questo potenziamento. Per quanto riguarda le armature e le varie passive sempre delle armature, lì dovremmo basarci sui nemici che stiamo combattendo, sul nostro stile di gioco e cosa vogliamo utilizzare soprattutto. Ad esempio contro gli automaton io raccomando prettamente fortificato come passiva, perché ovviamente ci mandano addosso missili, esplosioni varie, e comunque c'è quella bellissima passiva che riduce ulteriormente l'inculo del 30%, utile con una buona parte delle armi se non stiamo usando per forza quelle laser. Raccomando anche servo assistito, che non solo ci farà resistere un po' di più a tutti gli arti, ma soprattutto per la gittata di lancio. Questo ci serve per gli stratagemmi che siano orbitali o ad esempio il laser, o che siano Eagle, molto utile se tipo passiamo a fianco una fabbrica, non ci vogliamo avvicinare troppo, lanciate, fatto e ve ne andate. Raccomando anche Ignifugo, perché fornisce un 75% di resistenza al danno da fuoco, molto utile se me lo chiedete a me, perché il laser può mandare a fuoco anche noi o gli alleati. E quindi mettete caso che vi sparate per sbaglio con l'orbitale, o tipo il cane da guardia vi spara per troppo tempo e andate a fuoco, ecco, quello è il caso in cui questa armatura torna utile. Ma soprattutto anche contro i termini, disarmai qualcuno si è portato pure il lanciafiamme. Anche il kit da geniere è molto utile per la passiva del rinculo, ma soprattutto per le granate extra, perché nel caso delle termiti ce ne portiamo 5, nel caso delle stun, ora non me lo ricordo se erano 6 o un po' di più, ma comunque ce ne portiamo un bel po' anche di quelle. Invece, in entrambi i casi, per entrambe le fazioni, essendo che comunque ripeto va solo in base alle situazioni, posso raccomandare il kit medico, sempre utili quelle due steam in più e anche quei 2 secondi in più di durata delle cure, e ovviamente la mia passiva preferita, ossia la democrazia protegge, con il 50% di possibilità di non morire quando si subiscono danni letali ed evita tutti i danni da emorragia in caso di emorragia toracica. Cosa che direi ci è molto utile, anche perché sopravvivere al 50% direi che ci sta bene. L'ultima raccomandazione che vi do per questa build, proprio una piccola parentesi, è meglio utilizzarla soprattutto sui pianeti ghiacciati. Sui pianeti desertici, beh, non c'è bisogno che vi dica che si surriscaldano subito tutte le armi elettriche, ma durante questa patch hanno voluto fare un piccolo cambiamento a queste due passive, ossia che quando è giorno sui pianeti desertici ci sarà sì il debuff del caldo estremo, ma allo stesso tempo se diventa notte, allora ci sarà un buff, penso, del freddo estremo, comunque non ci sarà il debuff. Questo non l'hanno proprio chiarito, ma nel caso, per logica, dovrebbe essere che quando fa freddo nel deserto non dovrebbero surriscaldarsi più di tanto le armi. Stessa cosa vale per i pianeti di neve, che durante la notte saranno molto più freddi, durante il giorno presumo non ci sarà per nulla il buff, questo non lo so, non l'hanno neanche voluto chiarire, stessa cosa. Ma direi in entrambi i casi cose molto utili. Ma va bene amici miei, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che la build a tema vi sia piaciuta. Cercherò di farlo un pochino più a tema, perché se raccomando tutti gli stratagemmi, allora non siamo più a tema, ma sto solo raccomandando delle build abbastanza utili, cosa che prima, ok, potevo fare, ma adesso che abbiamo tante armi forti, tanti stili di gameplay, è meglio dare un tema e vedere cosa vi piace a voi, ovviamente. Chiusa la parentesi, io vi raccomando di iscrivervi al canale, mettere like, guardare il link qui sotto anche per seguirmi in live, per sostenermi, anche perché mi sarebbe davvero d'aiuto crescere ancora di più sia su YouTube sia anche su Twitch, quindi
mi raccomando, non mancate nelle live. E noi Helldivers e Gamers ci vediamo una prossima volta, che sia in una live, che sia in un video o qualcos'altro. Cercherò anche di portare video gameplay, li sto un po' organizzando, semplicemente vorrei che venisse bene e quindi mi sto un pochino facendo una panoramica sul come farli. Ma va bene, io mi congedo, ci vediamo alla prossima volta e ci incontreremo possibilmente sul campo di battaglia. Salve a tutti!